Ciao, sono Wiliton Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Flip Out Fuzz di Screwed Circuits. E la Z è molto importante. Il Flip Out è alloggiato in questa bellissima scatola di Mogano. Abbiamo un totale di 6 controlli e 2 switch. Partendo dall'alto abbiamo volume generale, drive, fuzz, ossia questo pedale può darci sia un overdrive sia il fuzz e possiamo miscelarli tra loro. Qui in basso abbiamo un controllo di rate, filter, level e questi due switch lavorano in questo modo. Qui a destra abbiamo il bypass, ossia attivazione o spengimento del pedale. Qui a sinistra abbiamo uno switch che attiva il circuito di flip out. Cos'è il flip out? Il flip out è un circuito di modulazione d'ampiezza ad alta frequenza. Il rate permette di lavorare appunto su queste frequenze. Il level interagisce con la risonanza, ossia se vogliamo più o meno risonanza. E il filter è un controllo che è simile a wah-wah, ossia quando è tutto aperto non lavora. Man mano che lo ruotiamo è come se aprissimo o chiudessimo un wah-wah. Possiamo pensare al flip out come una specie di ring modulator, che è qualcosa di più vicino al nostro modo di suonare, di concepire i suoni. Passiamo adesso al looper e conosciamo meglio questo pedalozzo. Thank you.
E siamo arrivati alle conclusioni. Ho trovato questo pedale estremamente divertente, estremamente personale, ossia dotato di una forte impronta sonora. E il fatto di avere così tanti controlli lo rende anche molto flessibile. Diciamo che pedali come questi in generale sono pensati per un uso che va al di fuori della stretta chitarra, ossia possiamo collegarci un basso, possiamo collegarci una tastiera, possiamo usarlo anche come unità outboard nello studio. E questo per chi vuole magari cercare dei suoni meno convenzionali, essere più creativo, essere diciamo meno standardizzato se vogliamo, creare suoni pazzarelli così li chiamo io. Ed è veramente divertente per questi usi. Io col Ring Modulator qua ho fatto veramente un macello su Cubase, però mi sono veramente divertito. Però se cercate un fuzz tradizionale non è che fa proprio il caso vostro, insomma. Conviene assolutamente provarlo se volete avere un'idea dei suoni che può darvi e vedere se potete utilizzarlo diciamo, nel vostro rig o nella vostra pedaliera o semplicemente per quello che suonate. Vi lascio il link in descrizione qui in basso e noi ci vediamo presto con altri video e intanto vi faccio gli auguri di buone feste. Ciao!